morning, my name is Dmitry. I'm working for Costa, and this is my fourth contract. Before I had three contracts in 2016 and in 2018, and at this moment I came back. Do you remember, Dmitry? Yes, our first contract. I remember. I am Francesca. I worked with Costa since 5 years. This is my seventh contract. Now I'm the hospitality supervisor. We met already my first contract. It was already experienced when we met. What can I do? Actually, we have a lot of things to do here at the reception. It's not an easy work, but it's also a very grateful job for all the things, all the feedback that we receive from the guests. It happens once or twice, maybe, that they invite us also to have dinner with them, to have a coffee, right? Yes, they congratulate us, they thank us many times for our effort, for our job. It's very, very nice when it happens. Very nice to hear from them. So it's not all about complaints, because also complaints there are, but it's not all about work. We have also free time. We are going to our crew bar, we enjoy our time together, we met some person, right? Yes. Like friends, and that's it. So come to see us and come to join us to work with us. Buongiorno da questa splendida nave Costa, sono Antonella, sono al mio primo contratto e oggi sono qui con la mia mentor. Ciao, io sono Desiree e vi racconto qualcosa. Ciao, io sono Desiree, come ha detto Antonella, sono stata la sua mentor. Lei è arrivata qualche mese fa e diciamo che l'ho presa tra le mie braccia, l'ho accompagnata, che quando si arriva in nave la prima volta c'è bisogno di ambientarsi, di imparare a orientarsi in questo ambiente che è un po' un labirinto ed è molto grande, però con la guida giusta si imparano tante cose, si impara a sapere dove andare, a come gestire ogni giorno, soprattutto nel lavoro ogni giorno, una procedura, parlare con gli ospiti, passare da una lingua all'altra, ed è bello perché si ha la possibilità di conoscere culture diverse, di avere a che fare con le persone, creare anche se in pochi minuti quel rapporto di calore, fiducia, ed è bello aiutare le persone, no? Certo, soprattutto scontrarsi con varie culture e incontrarsi piuttosto che scontrarsi, perché alla fine è un incontro di culture. E anche lavorare in team è molto importante saper creare quell'unione tra colleghi, aiutarsi e sostenersi comunque. Bello della nave è anche questo, no? Che si lavora dove si vive, quindi finisce la giornata di lavoro e tutti insieme si va a bere qualcosa, al crew bar, rilassarsi nella nostra area riservata e poi il giorno dopo si ricomincia. E alla fine è un lavoro bellissimo per tante cose, impari tantissimo in pochissimo tempo. Per esempio io non parlavo una parola di francese la prima volta che sono imbarcata e adesso ho anche la bandierina. Bene, poi ti svegli ogni giorno in un porto diverso, soprattutto la Spagna, Barcellona, questo giro ti porta a visitare un sacco di posti di Barcellona, Palma di Mallorca, che sono due delle città che sognavo di vedere personalmente. Sì, anche per me stessa cosa, si scopre ogni giorno un posto diverso e soprattutto una persona diversa, perché siamo in tantissimi. E soprattutto in questo percorso ho conosciuto la mia cabin mate, che è una persona fantastica. Abbiamo subito stretto un rapporto di amicizia e sorellanza. Lei è peruviana, io italiana, anche incontro di culture e niente. Si vive anche questo in nave. Vi aspettiamo a bordo. Vi aspettiamo. Au revoir, alla prochaine fois. Auf Wiedersehen. See you very soon. Alla prossima.